Ebbene sì, cominciamo l'episodio così. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy IV, dove abbiamo recuperato il cristallo nella scorsa puntata e adesso, guardate un po' cosa è successo, Kane è tornato, o almeno si pensa sia tornato sotto il controllo nuovamente di Golbez. Per cui ritorniamo indietro, ritorniamo dai nani e informiamoli purtroppo del fallimento. Del nostro fallimento e vediamo un po' che cosa dobbiamo fare, vediamo quale sarà la nuova strategia che effettivamente dobbiamo utilizzare. Nati da fauci di drago. Sid. Quindi monterà una trivella. Nel frattempo si fa aiutare dai nani, guardate che figata. Così potremmo tornare nuovamente in superficie. Boom! Bene, adesso abbiamo a disposizione la trivella nella nostra aeronave, per cui saliamo e usciamo ovviamente. Così finalmente possiamo ritornare in superficie. Però quello che faremo oggi non è quello di tornare in superficie. No, 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 oggi no. Andremo da un'altra parte. Ovvero, già qualcuno potrebbe aver capito, andiamo ad esplorare la caverna che non abbiamo esplorato l'altra volta. Per cui salviamo, sempre qui sul file 1 per ora, dove purtroppo Kane non c'è più. Utilizziamo delle gran pozioni qua su Edge per curarlo. E continuiamo l'esplorazione della caverna degli Eidolon. Esatto. Prima però con Rosa dobbiamo utilizzare la magia Levita. Olè. E adesso che abbiamo la magia Levita, vedete, non subiamo danni. Anche perché i mostri in questa zona non sono, diciamo, infami. Cioè, anzi, no, non sono forti, volevo dire. Più che altro sono infami. Quindi, sì, molto, molto infami. Considerate anche il fatto che per ogni passo fatto su questa lava perderemmo 50 HP, se non sbaglio, ogni passo. Perfetto, perfetto. Allora, continuiamo a girare.
Anche se qua credo che io stia arrivando verso la prossima zona, quindi no. Ma se dovessi utilizzare elusione, la posso utilizzare qua? No. Peccato, mi ricordavo che forse mi allontanava dai mostri, mi ricordo. Ma credo che sia un po' una mezza cagata quella che ricordo. Allora, voglio andare là sopra, perché là sopra non ci sono andato. Ok, adesso possiamo ritornare dove stavamo andando prima. Aspetta, perché 91%? Cioè, ho esplorato il 91%, ma perché? Eppure sono andato ovunque. Oh, forse ci sarà una parte nascosta. Ma mi sa che è finito Levita. Quindi riutilizziamo Levita. Credo che possa utilizzarlo anche solo su di lui. Per evitare danni. Cioè sul personaggio praticamente che viene visualizzato nella mappa. Ora non vorrei dire una cagata. No. Invece sì, ho detto una cagata. Deve essere, no, non mi direi che mi è venuto il singhiozzo. Quindi deve essere tutto il party ad avere levita. Va bene. Beh, padiglione non è male. C'è una gran pozione. Fatto bene ad andare sotto. Qua no, prima dobbiamo andare da quel lato. Padiglione, ottimo. Goccia di Soma, questo è interessante. Oh no, questo mi porta su. No, 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 no. Ah, città degli Eidolon. Attenzione, già ho trovato subito la città degli Eidolon. Però un attimo, perché prima voglio esplorare questa zona. Bestiario. E qua 68%. Ma perché 68? Scusa. Ah, ma là c'è. Qua c'è un passaggio segreto.
Protettrice, ma attenzione. Ah, va bene, dai, loro li posso sconfiggere. Si vede che non sono un mago. Benissimo, abbiamo ottenuto la protrettrice. Forza me la riduce parecchio però. Cioè, forza arriva a 69, però con attacco 105, quindi vediamo come va. Eppure 91 ancora, quindi forse c'è qualche altro passaggio segreto? Dovrò cercare con più accuratezza. Però per il momento siamo qui nella città degli Edolon. Ridia, sei tornata? Sì, sono tornata. Qui abbiamo etere. Prendiamoci tutti questi begli scrigni qua, dove non penso ci siano mostri, perché comunque è pur sempre una cittadina, quindi va bene così. Tra l'altro lì c'era un altro teleport, ho notato. Quindi forse questa città, appunto. No! Cacchio, ho sbagliato. Mi sono ficcato qui, no? Scendi un attimo. Sì, probabilmente, vedete, questa funziona. Questa città funziona così a teleport. Quindi dovrò stare attento a scegliere. Coda di topo. Dovrò scegliere i luoghi giusti. Se non sbaglio, io qua avevo visto un altro teleporto. No, questo è quello da dove siamo arrivati. Ecco, ma questo qua è un altro teleport. Oddio. Frecce di Yoichi. Elisir. Super etere. E arco di Yoichi. Questo sicuramente per Rosa. Esatto. Madonna mia! Attacco 100 addirittura rosa. Cioè, pazzesca. E questo teleport? Visto che sono arrivato da quello, questo dove mi porta? Oddio! Mi ha portato fuori. Ah, sto tornando. Ah, ecco, ora mi dà il checkpoint praticamente. Allora, qua vedete, io praticamente ho il 91% della mappa esplorata. E penso che molto probabilmente. No, teleporto. Che cazzo faccio? Niente, sono rincoglionito. Volevo dire appunto che sicuramente ci sarà qualche passaggio segreto. Ci sarà sicuramente qualche passaggio segreto che non ho trovato. E solitamente i passaggi segreti si trovano in questi muri di lato, questi muri laterali. Per cui voglio magari esplorarli un po' meglio. Aia, aia, aia. Ah, giusto perché Levita non ce l'ha più lui. Oddio.
Allora, vabbè, facciamo una cosa, poi questa qua magari me l'esploro con calma. Sì, torniamo in città. Bene, e mi ha riportato qui. Quindi questo teleport funziona, quindi anche questi qua sono teleport, queste specie di piattaforme. Bene, giusto saperlo perché... Adesso possiamo prendere questo, che è quello che avevamo preso prima, che però non abbiamo esplorato a fondo. Ecco qua, esatto, qui ci sono le botteghe, ci sono i negozi oggetti. Il ciocobo che addirittura vende gli oggetti. Wow. Vendono gli eteri? Madonna, 10.000 un etere. Porca miseria. Poi vabbè, ci sarebbe anche la locanda, ma a me non mi interessa, a dire la verità. Qui cosa c'è? Ho un forziere. Deprediamolo subito. Per un problema. Uno voleva vedere il deserto. Un'oasi. Ok. Ho capito dove si trovano. Quindi c'è praticamente anche la mini quest adesso di ritrovare. Ok, qua ho paura però di entrare in quel cerchio. Penso che sia un punto di salvataggio. Però vabbè, per il momento non mi interessa. Otto. Biblioteca degli Eidolon, quindi questa è la biblioteca. Biblioteca di Eidolon sotterraneo, qui si può scendere. Ah, e qui sicuramente c'è, vedete, il grande saggio. Parliamoci. Ah no, un povero pensionato. È abbastanza forza da sconfiggermi? Oddio. Proviamoci, dai. Oddio. Egida. Allora, tu attacca. Allora, io qua mi ricordo che dovevo, potevo fare una bella cosa. Aspettate. Ecco, reflex. Su di lei, in modo tale che così quando utilizza questi attacchi. Esatto, la strategia sarebbe questa. Ovvero di darle il reflex in modo tale che quando utilizza energie, eccetera, eccetera, cura noi anziché loro, cioè anziché se stessa. Però, porco... Non mi ricordavo fosse così forte. Madonna, ma... Beh, già questo è interessante. Beh, l'arte ninja è tanta roba comunque. No, gli è finito il reflex.
Un secondo, dovrei avere... No! Ecco. No, non lo posso dare a loro. Dai, ma che palle è sta cosa? Lentezza. Rinascita non ho abbastanza MP. Ah, una coda di finisce almeno ce l'ho. È un po' un casino questo. Il contrattacco non lo subisco fortunatamente. Ecco, devo dare reflex a lei. Coda di finisce a Cecil. Così adesso appena usa energica, eccetera, eccetera. Esatto. Cura me. Allora, magia bianca, rinascita su Ridia. Tu magia bianca, energia. E vabbè, così. A caso. Bravo, dai, fai rinascere Cecil. No. Magia bianca, fai rinascita su Cecil. Ecco, benissimo. Tu usa arte ninja, velo di fumo. No, velo di fumo. Cacchio, ho sbagliato. Perché? Ho sbagliato, ho sbagliato. Lo so che è impossibile scappare. Ok, abbiamo vinto. Vabbè, dai, abbastanza easy, però potevo sfruttarla meglio la cosa. Potevo sfruttarla meglio, però abbastanza easy. Non ha tanti HP alla fine. Buona l'esperienza. Buona l'esperienza. Oh. Ridia ha imparato Ashura, che adesso è una evocazione. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Quindi questa sfida l'abbiamo superata a pieni voti. Qua, se non sbaglio, dovrebbe esserci l'indizio. Per trovare le altre vocazioni. Però vabbè. Così qua possiamo uscire per il momento. Dirigiamoci verso il negozio delle armi. Frusta, frusta di catene, frusta shock. Bene, questa la possiamo prendere. Kotetsu, no. Ferula fatata, asta aurale, frecce angeliche. Il shuriken, a dire il vero, anche qualcosina in più. Tanto i soldi ce li abbiamo e tanto li rifarò. Una bella cinquantina di shuriken li compro, che sono sempre comodi. Qua prendiamo la frusta shock. Bene, e adesso andiamo al negozio di armatura. Andiamo a vedere un po' quello che riusciamo a trovare. Non mi ricordo qua che armature vendevano, a dire la verità. Scudo Aegis e veste della luce. Beh, veste della luce la posso prendere per Rosa. Lo scudo Aegis invece me lo prendo per me.
che però non mi bastano. Frusta di catene la vendiamo. E l'arco assassino lo vendiamo. L'ammazza orchi la vendiamo. Va bene, adesso ci arrivo. Bene. Veste della luce. Scudo Aegis. Bene. Abbiamo finito le spese per oggi. Da qui continuiamo. Vediamo dove si andava perché non lo ricordo più. Sì, qua c'era la casa, va bene. Allora, andiamo alla locanda. Andiamo alla locanda e andiamoci a riposare. 1200. Madonna mia. Proprio tasse di lusso qui. E ora si riparte. Allora, scendiamo. Sì, direi che possiamo riprendere il teletrasporto adesso. Questo qui. Qui non c'è nient'altro che dobbiamo prendere, credo. Sì, questo mi riporterebbe giù, a dire la verità. Però non so se mi conviene. Ma sì, dai, vediamo. Se mi faccio un taglio, tranquilli. Allora, qui c'è il 91% che ho esplorato. Quindi non vorrei che ci sia un altro passaggio segreto da qualche parte. A dire la verità. E io effettivamente non... Ho trovato l'altro passaggio segreto. Eccolo qua. Spada ninja, ascia velenosa e gran pozione. E non è finita perché qua c'è qualcos'altro. Terzo sotterraneo, goccia di soma. Ok, qua ho esplorato tutto. Andiamo da Edge. Potenziamolo un pochettino. Ascia velenosa, aumenta la mira, l'attacco è uguale, però mi riduce tutto il resto. Rapidità, stamina, acume. Però aumenta la forza. No, preferirei tenere questa. Sì, preferirei tenere questa. Cos'altro avevo ottenuto? Non lo ricordo. Ah no, il bestiario forse cos'era. Ok, quindi niente. Allora, non ce ne sono altri passaggi segreti qua. Per cui faccio una bella cosa. Torno indietro qui. E ci riteletrasportiamo dove ci siamo teletrasportati prima. Lo so, ragazzi, sto facendo tanti giri. Probabilmente vedrete parecchi tagli qua. Bene, così possiamo uscire direttamente.
Allora, a questo punto possiamo ritornare nuovamente in superficie. Per cui, dato che abbiamo ottenuto la coda di topo, che se vi ricordate bene ci servirà per ottenere un qualcosina, ritorniamo nella superficie, che credo sia adesso da questo lato. Esatto, possiamo ritornare qui. Possiamo perforare il buco con la nostra trivella. Yessa. E finalmente siamo nuovamente, diciamo, siamo nuovamente liberi. Come potete vedere là sotto ci sono anche le nostre vecchie navi, quindi abbiamo un po' di tutto e di più adesso. Abbiamo addirittura due navi, più... Ecco, aspettate, tra l'altro, ho sbagliato perché devo prendere appunto l'altra nave, perché mi serve appunto l'Overcraft per... Diciamo per tornare lì. Allora, andiamo da questo lato. Eccoci qua. L'Overcraft non la possiamo prendere con questa, quindi va bene. Atterriamo. Riprendiamoci la nostra altra nave. Guardate quanti giri che bisogna fare. Afferriamo l'Overcraft. E dirigiamoci verso la cittadina di Mithril, perché con la coda di topo adesso possiamo ottenere l'adamantite. E l'adamantite la dobbiamo portare poi successivamente sotto, quindi dal fabbro, quello che abbiamo incontrato là sotto, per farci creare una spada che può effettivamente tornarci utile. Quindi ne approfittiamo assolutamente. Eccoci qua. Quindi qui depositiamo l'Overcraft. Qui invece atterriamo noi e usiamo l'Overcraft. Scendiamo dall'Overcraft e rientriamo in caverna e parliamo con il mini uomo che voleva appunto una coda. E diamogli la coda di topo. Un po' di questo metallo. Hai ottenuto dell'adamantite. Ebbene sì, abbiamo ottenuto l'adamantite. Ora, torniamo indietro, grazie all'Overcraft. E con la nave riafferriamo l'Overcraft, perché tanto per sì e per no non lo voglio lasciare qua. Ci saranno, penso, anche altre zone che dovrei esplorare, che solo non, per il momento non ci penso e non ricordo, per cui portiamocelo, non si sa mai. E ritorniamo indietro, perché adesso, grazie a questo espediente, quindi al fatto di aver ottenuto, qui posiamo l'Overcraft, dopo che abbiamo avuto l'adamantite adesso, qua non mi fa atterrare, ecco qua sì. Ritorniamo indietro con la nostra nave super pompata e andiamo a consegnare l'adamantite al fabbro. Quindi qua scendiamo. Esatto. Scendiamo nuovamente. Vedete quante cose. Vedete, io questi giochi, cioè, li amo e li odio, perché questi sono i vecchi modelli dove ci sono gli incontri casuali che mi fanno saltare i nervi dopo un po'. Però al tempo stesso io amo questi giochi, proprio per tutte queste piccolezze che ci sono dietro. No, aspetta, non era questo. Questa è la cittadina, ho sbagliato. Lol. Era là sotto, sì, la caverna, quella lì. No, aspetta, questa è la caverna. No, era lì. Ah, sì, ho sbagliato, scusatemi. Devo andare lì sotto, là a sud. Qui. Eh sì, non ci avevo pensato. Cioè, non me lo stavo ricordando più. Eccoci qui, fucina di Coccol. Quindi andiamogli a portare adesso l'adamantite. Esatto. Gli diamo l'adamantite. Darò vita a questa tua vecchia spada.
hai consegnato la leggendaria, che era la nostra prima spada, che tra l'altro non si può vendere proprio per questo motivo. Ecco qua, e lui, come potete vedere adesso, sta lavorando alla nostra arma. Ci vuole tempo, sai? Non devi avere fretta. E noi dobbiamo aspettare appunto un po' di tempo, un paio di ore di gioco, credo, per ottenere poi successivamente la nostra spada. A questo punto, visto che abbiamo già consegnato adesso il materiale per far craftare la nostra nuova spada, direi che possiamo risalire in superficie. Perché dobbiamo recarci per l'appunto a Missidia. Ci sarebbe da esplorare anche l'altra caverna, a dire la verità. Quella delle Sifilidi, là, come si chiamava? Delle Silfidi? Sì, Sifilidi. Buonanotte, delle Silfidi. Però, siccome sono, diciamo, un'esplorazione che faremo per trama, dirigiamoci verso Missidia. Che adesso non mi ricordo neanche dove si trova, che se non sbaglio dovrebbe essere qua. Sì, dovrebbe essere questa Missidia. Però prima andiamo qui nel deserto. Perché andiamo nel deserto? Perché se vi ricordate bene... Ah, qua adesso non posso atterrare, è un casino. Vabbè, atterro qua e ci vado a piedi. Amen. Perché qui si trova uno degli Eidolon scomparsi che ci avevano richiesto di trovare. Se vi ricordate bene, dice, nel deserto c'è un'oasi e lui sperava appunto di bere dell'acqua da quest'oasi. Vediamo adesso dove si trovava, perché non ricordo più neanche dove si trovava. Qui sì, c'è il Chocobo. Vediamo dove si trovava adesso questo Eidolon, perché non ricordo più neanche dove sia. Eccolo qua. E qui nel frattempo troviamo la sublimazione dell'arte degli oggetti, che sarebbe la sublimazione che avrei dovuto prendere a inizio gioco con il bardo, come si chiama, con Edward, che aveva combattuto lì in quella zona. Solo io me la sono scordato e non l'ho preso più, quindi con la scusa abbiamo preso anche l'oggetto. Bene, 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 bene. Allora. Andiamo a Missidia e davanti Missidia staccherò la live. C'è qui. Eccoci qua. Allora, salviamo. C'è la live. Perché ho detto la live? No, ragazzi, veramente sono cotto. Sono fuso totale di testa. Va bene. Quindi, per il momento è tutto. Vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.